Vede, signor Ministro, come lei ha correttamente riconosciuto, in questa vicenda la politica comunque c'entra in modo importante. C'entra perché si rischia di vedere gli stadi di tutto il paese vuoti, la vicenda è su tutti i giornali, è un problema pubblico e quindi bisogna assolutamente intervenire, fosse anche solo per il rispetto della gente che ha pagato un abbonamento. In questa vicenda, tra l'altro, c'entra molto la politica perché ha voce in capitolo l'Osservatorio del Viminale, che dipende dal Ministero degli Interni e dal Governo, il cui responsabile Tal Masucci rilascia interviste in merito agli organi di stampa e cita anche poi la cosiddetta legge Mancino. Da ultimo, citando la UEFA, però c'è un'imprecisione perché vede, la UEFA ha dato delle direttive. La questione della discriminazione territoriale è una questione che esiste esclusivamente nel nostro paese, perché la UEFA parla di colore della pelle, razza, religione, origine etnica e non di discriminazione territoriale come invece succede qua da noi. E noi facciamo nostro il comunicato dei tifosi dell'Inter, che dice sostanzialmente, e lo dico da milanista tra l'altro, che sono stufi, è troppo, siamo al fianco dei tifosi del Milan, proprio loro, i nostri odiati nemici, proprio loro stanno subendo in questo momento un attacco mediatico forse ancora più forte di quello subito da noi dopo Inter-Juve. Se allo stadio si canta "Noi non siamo napoletani", è discriminazione, signor Ministro. Se si canta Polentone ai torinesi o Ciuccianebbia alle squadre emiliane, è discriminazione. Se i tifosi della Roma cantano a Milano, Milano pagaci le tasse, è discriminazione. E perché quando invece, questo sì allarmante, il pullman del Verona viene regolarmente distrutto a ogni partita fuori casa, nessun giudice e nessuna istituzione interviene? E poi ancora, io penso che in quest'Aula manchi il senso della dimensione della realtà. Sarebbe sufficiente andare allo stadio e vedere quando gioca il Brescia con l'Atalanta per vedere quella che è la realtà del nostro paese. E chiudo dicendo che viene sospetto che la politica c'entri moltissimo perché, se le tifoserie si metteranno d'accordo, così come l'Osservatorio del Viminale conferma attraverso le interviste sui giornali, si Concluda. rischia la chiusura di tutti gli stadi del paese. Un torto agli abbonati, il governo è come minimo tarda a intervenire, ma guarda caso Mediaset e Sky vedranno magari crescere gli abbonamenti in televisione. Grazie. La invitiamo a non fare Ponzio Pilato e a gestire l'ordine pubblico con elementare buonsenso per intervenire a Grazie. modificare queste Grazie, norme onorevole sulla. Grimaldi.